Creare delle spine per andare a registro quando si fanno degli accoppiamenti. Un esempio di un accoppiamento che spesso si fa è quello di uno stampo. Abbiamo diviso a metà questo solido la scorsa volta, può somigliare all'inizio di uno stampo. Andiamo a prendere una delle due metà, prendiamo il cerchio e andiamo a posizionarlo al centro del nostro quadrato. Andiamo a prendere la nostra faccia esterna al cerchio, la copiamo e la incolliamo su tutti i lati, appoggiamo sempre nell'estremità in alto a destra. I buchi ora sono aperti, non mi resta che chiuderli. Selezioniamo tutte le facce che vogliamo riportare sull'altra metà, Ctrl-C, Ctrl-V, le incolliamo precisamente dove vogliamo. Le facce sono diventate blu perché ho semplicemente copiato e incollato nello stesso verso le facce, non mi resta che invertirle. Fatto questo, possiamo estrudere questo tondo e realizzare la spina maschio. Possiamo estrudere verso l'interno questo tondo e far sì che ci sia la spina femmina. Dobbiamo prima però dare una tolleranza alle nostre spine. Se utilizzate questo e se utilizzate questo che hanno la stessa identica misura, può essere che il pezzo vada lavorato successivamente e con una lima vadano lavorate le spine. Siccome vogliamo lavorare molto meno nella post-produzione, andiamo a selezionare il nostro tondo e realizziamo un offset. L'offset lo realizziamo di 0,4 mm, ovvero 4 decimi di millimetro. Mi si genera quindi un offset di 4 decimi, di conseguenza elimino la parte interna. Questo sarà più grosso di 4 decimi di questo. Ripeto la stessa operazione su tutti i cerchi. Rientro quindi con i miei spinotti femmina. Keep making.